questo nuovo vlog. Sono davanti allo specchio e questo è l'albero di Natale, perché noi siamo ancora natalizi e anche se siamo quasi a febbraio abbiamo ancora l'albero di Natale. Qua c'è un bel pacco, volete sapere cosa c'è in questo bel pacco? E io ve lo dico. Se inizio praticamente questo vlog di sera, perché oggi è stata una giornata super impegnativa. A Carlita Shop abbiamo fatto il carico e il rifornimento di tutte le cose che erano terminate, quindi tutta la linea Piarium, tutta la linea Alchemilla di cui vi avevo fatto il video, che erano andate a ruba, tutte le collanine. Infatti, come potete vedere, io le porto sempre con me. Anche questi due nuovi modelli che erano finiti li abbiamo rimessi, quindi il cuore oro e la stella, e anche tanti altri modelli. Comunque venite a vedere su Carlita Shop. Una cosa che ci tengo a specificare è questa cosa delle collanine che mi chiedete sempre: sono argento bagnate in oro, sono rodiate, quindi non scoloriscono mai, le potete anche mettere sotto l'acqua, potete fareci quello che volete, durano per sempre, sono proprio buone di qualità, anche se noi comunque le vendiamo a un prezzo molto basso, perché non ci vogliamo arricchire molto, insomma, e quindi le vendiamo a un prezzo molto basso, molto onesto, ma veramente sono di materiale ottimo, quindi potrebbero costare tranquillamente il doppio, però noi vogliamo essere onesti e permettere a tutte le ragazze di comprarle, anche le più piccoline, un po' a tutti, insomma, anche chi non se lo può permettere, perciò abbiamo questi prezzi così bassi. E sono bellissime, io le adoro, in particolare questa cuore e questa stella, io le metto spesso assieme e mi piacciono tantissimo e sono un po' un portafortuna. Mi raccomando, voi se le comprate, dopo fatevi la foto e mandatemela su Instagram, su Facebook, perché io le ripubblico e vi giuro che queste vi portano fortuna, sono dei portafortuna, che sono benedetti da Carlita. Comunque ragazze, sulle labbra mi sono messa questo rossetto che è troppo bello ed è ovviamente c'è su Carlita Shop, e la cosa bella è che è un rossetto completamente naturale e biologico, perché spesso voi mi dite che volete prodotti completamente naturali. Questo è un pack troppo carino, è di Alchemilla, io li adoro questi rossetti, sono proprio buoni e poi idratano, hanno un effetto rimpolpante, non seccano le labbra, guardate come si apre carino. Eccolo, guardate, praticamente tipo un nude, però un po' pescato, che ha un effetto molto rimpolpante. Io lo adoro come rossetto da giorno, veramente me ne sono innamorata. E questo si chiama Anagallide, è troppo bello, lo trovate su caritashop.com, assieme a tanti altri rossetti veramente belli. Io man mano ve li farò vedere nei video, perché poi dal sito non si capiscono molto bene i colori, però credetemi, sono veramente uno più bello dell'altro, quindi comprateli che sono stupendi, sono bio e naturali. Ragazze, guardate qua che bello scatolone. Questo è lo scatolone, la spesa di Carlita a Carlita Shop. Questi sono i prodotti che io prendo sempre, che uso nel mio quotidiano, quindi mi sono fatta una scorta appena arrivato il carico. Poi magari se voi volete qualche video in particolare, io sono qui, dove volete vedere come li utilizzo, basta che lo chiedete, io vi faccio qualche video più dettagliato. Ad esempio questa è molto buona ed è una maschera glicolica che serve appunto per schiarire le macchie, segni post acne, veramente fenomenale. Poi la mitica maschera al mirtillo per capelli lucidanti, questa l'adoro e ve ne ho parlato nella routine per capelli. Anche lo shampoo e il balsamo, questi qua li adoro, questi sono molto buoni, cedro e finocchio, sono molto districanti e molto molto nutrienti. Poi anche piace tantissimo l'accoppiata latte detergente e tonico di Alchemilla, li uso sempre, sono molto purificanti, puliscono bene il trucco. E poi ovviamente le mitiche acque micellari, tea tree e la rosa non potevano mancare, perché veramente sono stupende queste qua, le uso per struccarmi, non bruciano, tolgono anche tutto il trucco sia dagli occhi che dalle labbra, sono fenomenali ragazzi, io le amo. Poi sono dei bottiglioni che vi durano un casino. Poi la mitica crema corpo sensual abbinata al bagno schiuma, che voi sapete che lo uso sempre, sia il bagno schiuma che la crema, hanno una profumazione bellissima. Poi Apiarium, il latte corpo, crema corpo che ha cambiato il pack, è diventato ancora più carino, vedete com'è bello, ha un profumo di vaniglia raga, che ve lo sto a dire a fare. E ovviamente anche lo scrub corpo, io li adoro questi scrub, e ci sono di vari profumi, varie tipologie, sono tutti uno più bello dell'altro. A me piace usare proprio lo scrub e poi mettere la crema dello stesso profumo e mi lasciano la pelle liscia e super profumata, sono completamente naturali. Questi scrub sono belli anche da avere sulla vasca da bagno,
veramente sono bellissimi. Poi ovviamente raga, vabbè, che ve lo dico a fare, l'acido ialuronico di Alchemilla è una delle cose che abbiamo finito più in fretta sul sito, è andato a ruba, è fenomenale, è veramente un prodotto che cioè una donna non può, una ragazza, una donna di qualsiasi età non può non usare, quindi è ottimo. E poi finalmente gli shampoo della linea Care, che io vi ho fatto il video su tutta la linea Care di Alchemilla, e lo shampoo lucidante e volumizzante, veramente li amo, profumano al cocco, sono buonissimi, fanno una bella schiuma, lasciano i capelli veramente lucidi e li adoro. Vabbè, tutta la linea Care io l'adoro, tante cose già ce le ho, quindi adesso ho preso solo questi che mi erano finiti e veramente sono tutti ottimi i prodotti di questa linea, quindi anche cristalli liquidi, la spuma, la lacca, tutto. E io quando uso questo shampoo ci abbino sempre anche la maschera di Alchemilla, ho questa al mirtillo, quella fragole e panna, sono top ragazze. Poi vabbè, continuiamo, magari se vi annoio ditemelo nei commenti, oppure magari potete saltare questa parte, però io amo troppo questi prodotti ragazze e ve li voglio troppo far vedere, anche se poi voglio farvi dei video più specifici. Questo è il profumo Ambre, il gelsomino, appunto sono i profumi questi qua che io amo ragazze, sono i profumi che vengono abbinati appunto al latte corpo, allo scrub che vi ho fatto vedere prima, quindi c'è anche il profumo vaniglia. Questo Ambre, il gelsomino, io però lo amo ragazze, mi ricorda anche Chanel perché ha il gelsomino e mi ricorda Chanel, e sono profumi naturali, biologici e sono bellissimi, io li amo tutti questi profumi di Apianum, sono bellissimi. E poi le creme e gli scrub di Apiarium che io adoro, questo è lo scrub esfoliante che lascia la pelle morbidissima, rimuove tutti i brufoletti sotto pelle. Poi la crema antirughe, le creme sono tutte fenomenali, la crema antietà sono veramente top. La crema purificante, vabbè, che ve lo dico a fare, contro brufoli, punti neri, la comprate in tantissimi, quindi già la conoscete, è veramente super top per la pelle mista e grassa. E poi c'è la crema idratante, questa qua è quella semplice, base trucco, sempre che previene, molto buona ed è molto leggera, quindi non unge, ve la straconsiglio. Poi c'è il latte detergente, sempre di Apiarium, anche ottimo, e anche lo struccante occhi, che in questo momento non ho preso perché ce l'ho ancora, comunque ve li straconsiglio. E poi questo, raga, questa è una delle mie creme contorno occhi preferite, sempre di Apiarium, che sia contro gli occhiai che contro le rughe, quindi top veramente. Poi i deodoranti, vabbè, questi li amo, appunto come i profumi ci sono anche i deodoranti, vedete, deodorante Ambre, gelsomino e profumo. La cosa bella è che non hanno alluminio, quindi sono naturali e sono tutti, hanno uno una profumazione più bella dell'altra. Io conservo anche le confezioni vuote e li ho praticamente tutti perché li amo. Poi questi trucco ve li faccio vedere alla fine. Poi abbinata alla maschera ho preso anche la crema glicolica, questa è per schiarire le macchie, brufoletti, vorrei farvi un video, comunque sono veramente buoni contro le imperfezioni, le macchie, brufoli, l'acne eccetera. Questo poi è troppo carino, questo è un gel alla propoli, gambe e vene, ed è rinfrescante, quindi va bene per le gambe gonfie, per le vene varicose o comunque semplicemente per tonificare le gambe, le cosce, veramente da sollievo ed è molto 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 efficace. Poi ragazze, lo stick alla propoli, e questo qua è un burro cacao balsamo labbra, buonissimo, veramente molto nutriente. Poi allora, come crema purificante io consiglio sempre o questa di Apiarium che vi ho fatto vedere prima, eccola qua, oppure questa di Alchemilla, sono entrambe ottime, sono le mie creme purificanti per le miste grassa preferite, quindi se cercate qualcosa per le miste grassa contro punti neri purificante sul Carita Shop, prendete una di queste due ed è veramente top. Poi ho preso, vabbè, come deodoranti sapete che io di Omilla li adoro, questi qua di Alchemilla, ci sono sia roll-on che spray, sono uno più bello dell'altro. Stavolta ho preso talco, anche quello là fiorito pure bello. Questo è l'unguento al veleno d'api di Apiarium, questo è troppo bello, praticamente contro i dolori muscolari, reumatismi, quindi ad esempio anche dopo l'allenamento se c'hai dolori, queste cose qua, è veramente buono. Io trovo sollievo perché sapete che non uso farmaci, quindi questo io ce l'ho sempre a casa e lo uso tantissimo. Ragazze, come make up ho preso, oltre al rossetto che di cui vi ho fatto vedere prima, il fondotinta che uso sempre, questo qua di Alchemilla, io mi trovo benissimo, io uso o il 2 o il 3, sono entrambi comunque medi, poi c'è l'1 che è molto chiaro, il 4 che è molto scuro, ed è un fondotinta asciutto che comunque non causa impurità, mi piace tanto, coprente ma non fa effetto pastone. Il blush numero 2, questi casomai vi faccio un video dove mi trucco, fatemi sapere se volete un video dove mi trucco e ve li faccio vedere all'opera. E questa è
la cipria invisibile, questa è stupenda, la metto sempre per opacizzare e far durare ancora di più il fondotinta. E poi qua dentro cosa c'è? I mitici addolcilabbra. Ah, prima c'è anche questa qua, questa è la maschera viso sempre di Alchemilla, che viene venduta così a bustine monodose, che poi dura anche per due applicazioni, ed è questa sebo normalizzante per pelle grassa, è molto molto buona, infatti la comprate in tante su calitashop.com. E poi faccio vedere gli addolcilabbra che ho scelto, ma io veramente li uso tutti, ce li ho tutti perché sono una droga. Amarena, no vabbè, amarena come il bombolone, mandorlatte e cocco già le ho usate, mi sono finiti e sono veramente stupende, super nutrienti e buonissimi. Riconosco i colori, cioè li so a memoria. Questo è la vaniglia, è molto buono, dolce, e questo è cioccolato bianco, no vabbè. Poi questo è torta di mele, anche buonissimo. Questo è panna a fragola, uno dei miei preferiti. E poi il mio preferito, madonna, vi giuro, nocciotella. Cioè questa è una droga, odora di Nutella. Ragazze, la smetto qua perché già so che sta qualcuno che mi vorrebbe picchiare per essermi dilungata a far vedere questi prodotti, però io davvero li amo, e nonostante oggi sono stanchissima, che ho lavorato un sacco, devo comunque andare ad allenarmi, quindi adesso mi vado ad allenare con le mie belle collanine. Voi continuate a comprare su Carità Shop e poi dopo vi faccio vedere, io e Dario prepareremo una fantastica cena fit. Cena fit, tutti in forma con Carlita, vero amore? Cioè, vedere cosa stiamo preparando. Sto preparando la cena per domani, che vengono i nostri amici, adesso è tardissimo, e io sto facendo il tiramisù fit, ovvero vi avevo fatto anche un video un po' di tempo fa, comunque ve lo faccio vedere, che è semplicissimo, è un dolce che piace a tutti, e se non lo dite non sembra fit, cioè la scommessa è che noi facciamo questa cena fit e le persone non devono capire che è fit, quindi deve essere tutto buono. Qua c'è sempre Pupi, che è la spettatrice numero uno. Gli ingredienti fondamentali sono tutti qua. I pavesini, uso questo a cacao perché mi piacciono tantissimo. Anche quelli normali vanno bene. Che poi, vabbè, per farlo ancora più fit potreste mettere fette e biscottate integrali. Però, vabbè, comunque questi qua ci stanno da Dio. Poi qua ho mischiato lo yogurt greco con il formaggio quark. E va bene anche solo tutto yogurt greco. E poi ci ho messo un po' di vaniglia in polvere e la truvia per dolcificare. Poi adesso andiamo a preparare la cremina al cacao, la mia famosa cremina al cacao, sempre lei. Poi abbiamo il latte di soia, eccolo qua, a cui ho aggiunto un po' di caffè per bagnare i pavesini. E poi qua abbiamo le scaglie di nocciola e le gocce di cioccolato per decorare. Andiamo! Guardate quanti strati, quanto è alto, e ho messo tante noccioline e scaglie di cioccolato. Adesso va in frigo per tutta la notte. Su e nel frigo, e questa è la nostra ricompensa, vero amore? No, mia e di Dario, non di Pupi. Un po' di cremina al cacao sui pavesini con scagliette e cioccolato e noccioline, vero amore? E la nostra camomillina. Ragazzi, buongiorno e benvenuti in questo nuovo vlog. Io con la mollettina in versione casalinga sto cucinando e sto preparando la cena fit di stasera. Sono super emozionata e spero tanto che piaccia quello che sto cucinando. Comunque vi faccio vedere, ho deciso di fare come pasto principale il sartù di riso, che è quello ripieno, e poi vabbè il dolce, comunque tantissime cose, anche l'antipasto, il secondo, farò tutto, vi farò vedere tutto perché voi me l'avete richiesto su Instagram, avete votato e io ho deciso di farvelo vedere. Allora, qua preparando il sartù di riso, vedete, ho fatto una salsa semplice. Qua ho il riso basmati e qua ho funghi e piselli. Sono strato di pomodoro, poi adesso ho messo il riso, poi ho già messo parmigiano e pepe. Poi adesso metterò funghi, piselli, metterò il prosciutto cotto e metterò le sottilette light per farlo dietetico. Comunque ci vanno molto bene perché se tipo quel, quando apri c'è quella cremosità. Ricoprirò con altro riso e completare la salsa e spolverata di parmigiano in forno. È buonissimo ed è comunque fit light, perché comunque non ho fatto soffriggere nulla, ho fatto tutte cotture molto semplici, ho aggiunto sempre l'olio a crudo. Tutto cotto, ci andava bene anche la carne macinata, però per non appesantire il tutto ho deciso di mettere solo il cotto, parmigiano, le sottilette light e poi i funghi e piselli. Yeah! Buonasera ragazzi, io nel frattempo mi sono preparata
insomma mi sono vestita in un modo molto comodo perché comunque devo stare in casa, mi sono messa questo perché ho perennemente freddo, ve lo ricordate? Ve l'avevo mostrato nel video dei regali di Natale, troppo carino. Comunque ragazzi, il mio outfit è molto semplice, è questo maxi dress maglioncino lungo che praticamente non è corto, abbastanza lungo. Sotto ci ho messo una maglietta perché comunque fa freddo comunque a casa mia. La particolarità è che dietro c'ho questo che stringe e va avvitato, è molto molto carino. E poi qua ho messo come calze queste qua a pois per fare una cosa più carina, insomma. Vi piace? Mi piace, ve gusta. Capello liscio. E sono pronta, adesso vi faccio vedere cosa ho cucinato e attendo i miei ospiti per questa cena fit, tema della serata in forma con Carlita. Adesso sto facendo i finucchi gratinati, semplicemente si tagliano a fette e si mettono appunto in delle teglie e adesso li vado a ricoprire con questo trito che ho fatto, ho trito quello che ho. È tipo un pan grattato integrale, io ci metto le fette biscottate integrali oppure wasa oppure quelle freselline integrali, ma adesso ci ho messo anche qualche galletta di mais per farlo tutto molto più saporito e un pugnetto di couscous. Vedete, ci sono dei grani un po' più doppi che appunto il couscous, è molto piacevole in bocca. Poi ho messo tante spezie, prezzemolo, erba cipollina, sale e pepe. Adesso lo verso qua sopra, poi spolverata di parmigiano e olio e lo inforno e vengono buonissimi. Ecco qua, tutto pulito e sistemato e preparato. Adesso vi faccio vedere tutte le cose che ho preparato, ma tante altre ne devo ancora preparare, tante sono in frigo. Qua ho fatto tutte le verdure queste qua gratinate che devo soltanto scaldare nel forno, i finocchi, le zucchine, si possono fare in questo modo tutti i tipi di verdure che volete voi, finocchi. Poi qua ho fatto il pollo con lo stesso metodo di questo, in più ho aggiunto un pochino di curry, un pochino di paprika e un po' di sesamo alla polverina, quella che ho messo qua, e sembrano proprio tipo le crocchette. Quando poi li vado a scaldare li faccio più belli croccanti e caldi. E poi qua c'è la nostra chicca, guardate qua che bella pirofila di riso, sartù di riso. In pratica praticamente mi sono scordata di mettere l'uovo dentro e quindi ho pensato di metterlo sopra, giusto? Però alla fine è anche più carino così, era morto solo col riso, invece così sembra più sfiziosa, quindi non so, vi piace, fatemi sapere che vi piace, secondo me è bellissimo. E poi in frigo ci sono le altre cose e dopo vi faccio vedere tutto. L'unica cosa che non è fit sono queste patatine presurgelate che le vado a infornare, però già che non le faccio fritte, ovviamente sono prefritte quindi una stronzata, però c'è anche chi le frigge addirittura, invece le farò nel forno. Sempre l'alternativa fit, comunque l'eccezione che lo conferma la regola ci deve sempre essere e quindi ci stanno. Lingue di pappagallo. No, ma non è vero, è sartù di riso. Vediamo chi indovina che cos'è questo. Cipolla. Ma quali? Allora, questo è finocchio gratinato. Patatine e pollo. Finocchio. Con salsa. Finocchio con salsa tipo ketchup. Tipo ketchup. Sì. Com'è, amore? Buono. Meno male. No, prendici un anno. No. Posso riprendere? No. Allora. Solo a lui, perché lui è un VIP. Madà, saremo i futuri Madà. Li scriveremo su YouTube. Va bene. Ciao ragazzi, fai uno sketch. Ok, c'è passato. Ciao. Ragazzi, è meglio il dolce fit o il dolce non fit? Sì, anche Pupi. Direi che questo secondo me è meglio. Prendiamo, amore. Vai. Oh, aiuta. Dario, amore. Dai, Dario. Dai. No. Amore, attenta a Pupi. Dario. Dario. Che siete qui e basta, che stai? Mangiate, auguri, che Dio vi benedica, che Dio vi benedica. Da qua mentre io alzo la festa arriva.
facendo una sorpresa a Carlita, perché oggi è il nostro anniversario. Lei non sa niente. Sono dovuto scendere da casa per preparare tutto. Guardate se vi faccio vedere. È presto stamattina. Mi sto facendo una sorpresa. Scusatemi, sto un po' dormendo. Ciao ragazzi, da voi facciamo vedere tutto. Ciao, un bacio. Buongiorno amore, ti amo. Auguri. Ta-da. Guardate come mi sono svegliata io oggi con questa sorpresa. I love you. C'erano anche tutte le candele qua. Era bellissimo, vero amore? Mio amore, ho fatto questa sorpresa. Città, I love you. E poi faccio vedere. C'era questa borsa con dei regalini che mi ha fatto il mio amore. Poi qua ci sono pupi, mio amore. Poi mi ha messo tutte queste cose appese. Qua amore che brilla, qua i festoni. Poi qua i due angioletti che si danno i bacini. Poi ti amo. Poi cos'altro c'era? Poi questo qua con scritto 11, perché oggi è il nostro anniversario. Faccio il nostro mesiversario 11 mesi. Il prossimo mese sarà un anno. Poi questo, bellissimo amore questo. E poi le rose. Le rose, sono 11 amore? 11 rose rosse bellissime che mi ha fatto trovare. E poi nella busta c'era, allora, questa letterina che mi ha scritto il mio amore. Poi c'era questa cioccolata fondente con nocciole. E poi c'era, amore, faccio vedere anche gli altri regalini perché sono belli. Allora c'era, vi faccio vedere, questa maglia molto bella, molto molto carina, che c'ha sulla manica così e dietro c'ha la cernierina, è molto bella. Poi un pantalone di tuta che io volevo, guardate come ascolta, pantalone di tuta molto bello, questo è di Alcott, vero amore? È molto carino, io lo volevo uno comodo così. E poi una gonna nera, che io la volevo questa gonna perché diciamo questa mezza lunghezza, vero amore? Poi c'ha lo spacco dietro, deve essere molto sexy, non vedo l'ora di indossarla. Anche la busta è molto carina. Dove siete? Amore, dove siete? Non vi vedo più. Pupi, dov'è Pupi? Eccola. Ciao Pupi. Ciao, 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 ciao.